Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Se siete nuovi, io sono Serena e benvenuti sul mio canale. A parte il fatto che sembro una bambolina con queste ciglia qui, ho messo quelle one to one, quelle che ti mette l'estetista. Ragazzi, ho fatto il ritocco, sono bellissime. E in più ci ho aggiunto anche un pochettino di mascara, poco poco. E ragazzi, prima mettevo 3 strati di mascara tutte le mattine, questo qui è mezzo strato praticamente. E sembro una di quelle americane con tutto il ventaglio sugli occhi. Sono bellissime ragazzi, ve le consiglio tantissimo. Ma veniamo a noi. Oggi ho deciso di portarvi con me nella mia giornata, vi faccio vedere cosa mangio e uno dei miei allenamenti di gambe, perché voi non avete mai visto quello del venerdì, avete visto soltanto quello del lunedì, quindi vi porto anche con me oggi. Insomma, sarà un po' un what I eat in a day più allenamento, quindi vi lascio al video. E vi ricordo già, se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, trovate qui sotto a destra il tastino iscriviti e ragazze, mi supportate davvero, ma davvero tanto se lo fate, quindi mi raccomando, se vi sto almeno un po' simpatica. Io vi lascio alla colazione e noi ci vediamo dopo. Allora, per prima cosa la mattina io mi faccio sempre un bicchiere di acqua e limone. Più che un bicchiere, di solito io bevo circa mezzo litro di acqua e limone tutte le mattine. Questo non perché sia miracoloso, perché abbia qualche effetto sulla perdita di peso particolare. Semplicemente mi disseta e mi aiuta a svegliarmi meglio la mattina. Io poi una volta aggiunta l'acqua lo bevo direttamente da qui perché sono più comoda. Mi raccomando, se lo fate anche voi, di usare una cannuccia come questa. Sarebbe meglio quelle riciclabili, io personalmente la utilizzo più di una volta lavandola bene, perché appunto l'acido del limone rischia di corrodere il vostro smalto dei denti. Quindi prevenire è meglio che curare, ragazzi. Io uso la cannuccia. È molto buona, a me rinfresca un sacco la mattina, soprattutto quando sono mezza morta, perché non lo so, sia il fatto di bere acqua normale di solito mi sveglia, con l'aggiunta di limone è ancora meglio perché c'è quella aspro che ti dà quella carica in più. Non lo so, provate se anche voi fate fatica a svegliarvi la mattina. In più fa bene anche alla pelle, non è vero che velocizza il metabolismo e fa dimagrire, quella è una delle solite cagate che vi dicono le influencer, però è consigliato anche se non ha quell'effetto brucia grassi. Allora, a parte la fantastica canotta di Baywatch, cioè bagnina dei poveri, comunque primo passo della giornata, colazione. E indovinate cosa andrò a mangiare per colazione? Ma non l'avreste mai detto, lo skyr, ovviamente aromatizzato, dopo vi faccio vedere come. Oggi farò una colazione molto semplice che probabilmente avrete anche già visto sul canale. Andrò semplicemente a mettere dello yogurt aromatizzato sulle gallette e accompagnerò tutto con un po' di frutta secca e una mela verde. Quindi veloce, buono, top. Poi non so voi, ma io quando vedo il frigo pieno subito dopo la spesa mi esalto come una bambina al Luna Park, veramente. Ho più latticini nel frigo che sangue in corpo, però io non vivo senza quelli, quindi a posto. Questo è il riso che mi servirà dopo per il pranzo. E questi sono una nuova scoperta che poi vi farò vedere, probabilmente lo mangerò a merenda. Sono i dessert proteici della Lidl, ce li ho anche al cioccolato lì dietro. E ragazzi, se non li avete mai provati, provateli assolutamente. Se vi piacciono i budini, questi sono spaziali, sono la morte loro. Cioè i valori sono allucinanti, li vedrete dopo nel video, e il gusto e la consistenza, proprio tutto è uguale a un budino normalissimo di quelli fat, proprio pieni di zuccheri e tutto. E ragazzi, la scoperta dell'anno veramente, li trovate alla Lidl se siete interessati, consigliatissimi davvero. Allora, in questo momento, esattamente da oggi, sto riniziando a contare i macros su MyFitnessPal. Questa, se non lo sapete, è un'app conta calorie che vi permette di tracciare tutto quello che mangiate, anche quanta acqua bevete, l'allenamento. Insomma, non vi consiglio di tracciare l'allenamento, anche perché le stime delle calorie che spendete in un allenamento non sono mai ma mai precise. Io vi consiglio di farlo per il cibo e al massimo anche per l'acqua, se proprio non riuscite ad avere un'idea di quanto bevete durante il giorno. Ora ho deciso di switchare un attimo i miei macronutrienti, perché come sapete, come vedete dai miei video, di solito tendo a tenere le proteine molto ma molto alte, anche sui 3 grammi per chilo di peso. Tengo di media 180 grammi di proteine al giorno. Ho deciso di switchare il tutto in favore dei carboidrati, mantenendo anche i grassi abbastanza altini. Questo è un esperimento, voglio vedere un attimo come reagisce il mio corpo. Questo perché durante lo scorso periodo di massa ho fatto l'errore di tenere le proteine troppo alte e perciò avevo accumulato troppo grasso inutile, che secondo me e anche secondo gli studi avrei potuto evitare ripartendo un attimo i macronutrienti in un altro modo. Quindi le calorie si sono rialzate a 2470, quindi 2500 calorie.
calorie, e i macronutrienti sono più switchati appunto sui carboidrati, che compongono il 50% delle mie calorie. Passiamo subito alla colazione. Allora, utilizzerò questo skyr, che è quello della Lidl, il solito. Lo mangerò tutto, quindi 350 grammi, e lo andrò ad aromatizzare con questi. Questi, se avete visto il mio scorso video, sapete di cosa sto parlando, ragazzi, un abbinamento spaziale. Ve lo consiglio tantissimo, questo è l'unico dolcificante alla nocciola valido che abbia mai trovato in commercio, perché sa davvero di nocciola e non come la maggior parte di quelle a gocce, che sa un po' di chimico, diciamo, non sa mai proprio di nocciola. Questo è validissimo, vi lascio il link giù in descrizione, trovate il link appunto di Foodspring. Mescolati danno un sapore simile a quello della crema proteica alla nocciola, quindi sa di Nutella, ragazzi. Se aggiungete anche un pochettino di cacao amaro allo yogurt, vi sembrerà di mangiare Nutella, cioè l'unica cosa che cambia la consistenza, però davvero è spaziale, spaziale. 40 grammi di gallette di farro, 20 grammi di burro d'arachidi, questo è di Foodspring, quello biologico, ve lo consiglio tantissimo. Andrò a terminare il tutto con la solita mela verde, questa peserà circa 150 grammi, adesso la peserò bene sul bilancino. E per terminare il tutto, solita integrazione, omega 3, questo ne assumo due capsule ogni mattina, e multivitaminico, anche questo, due capsule ogni mattina. Pesate il burro d'arachidi, vi consiglio di fare come sto facendo io, quindi di mettere il barattolino, la confezione di burro, sopra alla bilancia, tarare a zero e poi togliere il prodotto. A mano che verrà tolto, vi verrà segnato il numerino con meno 20 grammi, quindi vi verrà pesata la quantità esatta, comoda, soltanto con il meno davanti. Ora ho preparato il mio pre-workout, questo qui è il solito Energy Aminos, anche questo di Foodspring, lo sapete. Questo è quello al gusto mela verde, che è questo qui, che è molto buono, mi piace un sacco, anche se lo sapete il mio preferito è quello al gusto maracuja. E niente, quindi ora io finisco di bere questo e poi noi ci vediamo direttamente in palestra. I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every reverse. Of course I've been hurt, but somehow been much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to speak, but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You gonna see my name up on a flag. I sail this ship and I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back, I make a record like Crash. Top of my bracket, I smash. Hunt like a pack, I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. It never changed myself, I've always stayed the same. No doubt, I've always played the game. All out, and I am here to stay right now. So don't call it a comeback. Steady gunning, do my thing. I don't look the other way. I stare that motherfucker straight. Don't care what they say. Nah, everyone's the same. Don't get caught up in their games. Just pick a lane and do your thing. I don't just wanna be great. I'll be the best. Make everybody forget all the rest. Man, I feel blessed. Bulletproof vest. Open my chest for the haters' request. I'll be okay. I pick my lane. I'ma stick to it like horse of the fame. This is the game that we all play, and I'ma know we get the fuck out my way. Never change myself, I've always stayed the same, no. Allora ragazzi, per pranzo, ora mi vedete tutta sistemata, ma è perché mi sono appena lavata velocemente. Poi devo andare a scuola guida a pagare l'esame, perché ho l'esame di teoria tra pochi giorni, ho l'ansia ragazzi. Comunque sono andata a prepararmi un piatto veramente semplice che vedete sempre nelle mie storie di Instagram. Oggi però ho variato qualcosina, mi sono andata a preparare la mia solita mega bowl di riso. All'interno di questa insalatiera ho messo 80 grammi di riso basmati, due zucchine piccole cotte, quindi sarà all'incirca 300 grammi di zucchine.
fettine, anche 2 etti e mezzo, e 150 grammi di tonno al naturale. Poi sono andata ad aggiungere come fonte di grassi 10 grammi di olio al tartufo bianco di Monini, ragazzi. E questo qua, se lo trovate al supermercato, è consigliatissimo, provatelo. Andrò poi ad aggiungere le mie solite spezie, una valangata di peperoncino e curcuma. Questi a me piacciono un sacco, li metto praticamente in tutti i piatti che cucino. E come integrazione post workout oggi la prendo in capsule, perché sono veramente di fretta. Creatina, questa qui è quella di Foodspring, appunto, in capsule, molto comoda. Se ad esempio dovete portarla in giro oppure siete di fretta come me, la andrò ad assumere con mezzo litro d'acqua, perché giustamente io prendo 3,5 grammi / 4 e va sciolta in tantissima acqua. Non smetterò mai di ripetervelo, ragazzi. Io ora, tanto che mangio, importo le clip sul PC, perché almeno inizio a montare anche il video nuovo. E nel frattempo test della patente, perché ovviamente non se ne siano mai abbastanza. Io ho un'ansia allucinante, ragazzi, ve lo assicuro. Noi ci vediamo dopo con la merenda. Ragazzi, sono appena tornata dalle mie commissioni pomeridiane. Adesso è arrivato il momento della merenda, anche se sono già le 6 di sera e devo già pensare a cosa mangerò per cena dopo, quindi mi sbrigo. Ora, come vedete, ho dei capelli che sono orrendi, anzi di più, perché li ho praticamente pettinati dopo che ho disfatto quello chignon che avevo prima. E inutile dire che quando faccio quella pettinatura lì, e mi pettino immediatamente dopo i capelli, mi viene una testa grossa così e diventano tutti vaporosi. Quindi vabbè, adesso tempo 20 minuti e l'effetto passa, fortunatamente. Per merenda, come vi avevo già anticipato stamattina, andrò a mangiare il mio budino proteico della Lidl, ragazzi. È allucinante, non avevo mai trovato una cosa così buona ma fit al supermercato. Ora ve lo mostro. È questo qui. Io ora andrò a mangiarlo al cioccolato, ma c'è anche alla vaniglia, ragazzi, sono buonissimi entrambi. Ve li consiglio tantissimo quando vi viene voglia di budino al cioccolato. Io di solito mi faccio tortini proteici al microonde, frullati proteici, cioè utilizzo le solite whey, che anche se sono stratosferiche, queste sono buonissime. Oggi verranno sostituite dal budino proteico, perché è già pronto e non ho voglia di mettermi a preparare cose particolari. Queste comunque sono di Foodspring, trovate il link in descrizione col mio codice sconto. Per me è anche inutile che ve lo dica in tutti i video, la mia integrazione è tutta Foodspring e già lo sapete. Ragazzi, scusate la luce, spero che vediate bene. Comunque la consistenza è esattamente quella di un budino normale, ve l'ho detto. I valori sono questi qui, spero che li leggiate bene. Comunque sono stratosferici, ragazzi. Hanno ben 10 grammi di proteine per 100 grammi e soltanto 4,7 grammi di carbo. Grassi praticamente inesistenti, e per un barattolo che sono 200 grammi hanno più o meno 140 calorie. Sono pochissime. Questo, ragazzi, davvero merita. Se avete la Lidl vicino a casa, provatelo, mi raccomando. Questo video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Sì, sto registrando la chiusura nello stesso momento in cui ho registrato l'intro del video, però non fateci caso voi, perché sennò rischierei di non riuscire a chiudere il video, quindi preferisco farlo ora. Vi ricordo di lasciare un like al video per supportarmi, supportare il canale, e soprattutto di iscrivervi al canale, trovate il tastino qui in basso. E ragazzi, mi raccomando, ve lo ripeto, a me supporta davvero ma davvero tanto, quindi grazie in anticipo se lo farete. Vi ricordo anche che se vi interessa rimanere aggiornati sui miei allenamenti, su quello che mangio, su tutto quello che faccio praticamente, potete seguirmi su Instagram, mi trovate con il nome Sere Scarpanti, vi lascio qui di fianco il mio profilo. Se vi sta simpatica potete seguirmi anche su lì. Vi ricordo anche che ho riaperto dopo mesi e mesi il mio profilo TikTok, ve lo lascio qui sotto. Inoltre, lo sapete già, se dovete fare un qualsiasi acquisto su Foodspring, se dovete acquistare degli snack proteici, barrette, anche vegane, o delle semplicissime proteine in polvere come queste qua, ragazzi, io le adoro, trovate il link qui sotto
sotto in descrizione e avete il mio codice sconto che vi lascio qui sotto, Serena FSG, con il quale avrete un 15% di sconto su tutti gli articoli non scontati, quindi su singoli articoli, con una spesa minima di 30 euro. Io vado a rimettere giù queste, guardate che biceps che mi fanno, tutto merito di queste ragazzi, queste sono al cocco, sono le mie preferite. Ovviamente scherzo, però un piccolo contributo lo danno anche loro. Se avete richieste particolari riguardo i video lasciatemele qui sotto nei commenti, io leggo sempre tutto anche se non sempre rispondo, perché ovviamente impiegherei tantissimo tempo tra commenti, Instagram direct e tutto, quindi voi non preoccupatevi, io leggo tutte le vostre richieste anche se a volte non rispondo. Io vi ringrazio per la visione, vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo nel prossimo video.